Salve a tutti, sono Rita Navini, docente FIF per il settore yoga. In questa piccola lezione casalinga vi propongo la mobilità del bacino in relazione al tronco e agli arti. Procuratevi una coperta, una cinghia dell'accappatoio o una cinghia yoga e se possibile anche due mattoncini. Sedete sui talloni, allungate bene la colonna vertebrale verso l'alto. Il centro della testa spinge verso il cielo. Il controllo della cintura. Soffermiamoci un attimo ad ascoltare la respirazione. E poi con calma, passando attraverso la posizione della bilancia, srotoliamo la schiena ed entriamo in Tadasana. I piedi sono alla larghezza delle anche. Distendiamo verso l'alto la colonna. Distendiamo bene il tratto cervicale in allineamento con la colonna dorsale. E lentamente saliamo con le braccia verso l'alto, inspirando. Uniamo le mani in Namaste, flettiamo le ginocchia spingendo bene le piante dei piedi a terra e senza modificare la posizione delle ginocchia, il gomito sinistro appoggia sul ginocchio destro. Inspirando, portiamo le braccia in avanti, mettiamo in sicurezza la schiena e risaliamo verso l'alto. Sull'altro lato, fuori l'aria. E dentro l'aria. Controlliamo la posizione delle gambe e del bacino. C'è una leggera retroversione che impedisce di caricare il tratto lombare. Ancora, inspiro, metto in sicurezza la schiena, spingo bene le piante dei piedi a terra, risalgo e questa volta intensifico con parivritta la rotazione sulla sedia. Fuori l'aria, appoggio. Un braccio spinge verso il pavimento, l'altro verso il cielo. Espiro, ritorno al centro. Porto in avanti le braccia, in sicurezza la schiena. Spingo bene, attivo i quadricipiti e salgo. Dentro l'aria e di nuovo, fuori l'aria. Correggo le ginocchia, controllo la schiena, inspiro. Ed espiro, ritorno al centro, inspiro, salgo lentamente, ed espiro, ritorno. Divarico, oltre la larghezza di un metro fra il piede destro e il piede sinistro, preparo un Tita Trikonasana. Le braccia sono all'altezza delle spalle. Spingo verso gli esterni, stringo le scapole, orecchie lontano dalle spalle. Il piede destro ruota un quarto di giro, il sinistro pochi gradi verso destra e inspiro, allungo mantenendo il controllo del bacino. Quindi non crollo con l'anca, mantengo l'allineamento, estendo e scendo senza spingere. Controllo il pavimento pelvico, la cresta iliaca sinistra non deve crollare. Allineo le spalle, porto il braccio verso l'alto. Dopo aver ruotato il tratto cervicale, ritorno frontale. E qui comincio a sentire il lavoro della testa del femore. Piego il ginocchio, spingo la testa del femore bene all'interno, porto il gomito destro sul ginocchio. Inspiro e allungo. Uttita Parsvakonasana. Resto per qualche respiro, poi lentamente ritorno in Uttita Trikonasana, andando a sentire bene il movimento. Testa del femore, coxo femorale. Piano, mi accorgo che modificando l'appoggio e il contatto della testa del femore nell'articolazione, riesco a sentire ancora meglio il triangolo in estensione, di nuovo,
espiro fletto, preparo gomito ginocchio, inspiro a lungo, controllo sempre l'anca, non deve crollare, il pavimento pelvico attivo. L'ultima volta, dentro l'aria, entro, lascio andare e ritorno. Uttita Parsva Konasana, estendo, ritorno al centro, salgo correttamente nella posizione, distendo ed espirando riallineo. Porto le piante dei piedi vicine, parallele, controllo di nuovo la posizione dei piedi e preparo le rotazioni. Un quarto, il piede sinistro a sinistra, il piede destro pochi gradi. Apro di nuovo, sposto la testa del femore sinistro all'interno e sposto la destra verso l'esterno. La testa del femore entra, allungo il braccio come se volessi afferrare qualcosa. Appoggio senza spingere in basso, quindi non mi interessa arrivare a terra. Controllo l'assetto della colonna rispetto a quello del bacino. Stringo il pavimento pelvico e impedisco alla cresta iliaca di crollare, ruotando in basso. Aggiusto le spalle. Salgo col braccio destro, spingo bene verso l'alto. Cerco la rotazione del tratto cervicale, poi ritorno con la testa centrale. Adesso lentamente espiro. Uttita Parsva Konasana. Con ogni ispirazione il braccio superiore spinge sulla linea dell'orecchio. E di nuovo, inspiro. Ritorno, testa del femore che spinge all'interno. Sento che posso scendere, non sto spingendo. Controllo di nuovo il pavimento pelvico, cresta iliaca destra. E di nuovo, fletto. Ritorno, inspiro. Ancora, dentro l'aria, entro ancora meglio, sento che il corpo si assesta, la posizione del femore nell'articolazione mi aiuta a rendere mobile la zona delle anche, ritorno, fletto, uttita, Parsva Konasana, riallineo, e mi preparo a tornare. Spingo sul piede, riallineo ed espiro, torno al centro. Vado a sentire bene la posizione del mio corpo, riaggiusto, allineo la colonna, riprendo Tadasana e osservo bene la posizione del mio corpo. Inspiro, salgo, Hasta Uttanasana. Allungo, espiro, passo attraverso la sedia, appoggio le mani a terra, indietreggio, piede sinistro, piede destro, entro nella posizione del cane, ma non mi interessa scendere coi talloni, resto coi talloni sollevati, spingo bene verso in alto il bacino, distendo le braccia e con un'ispirazione il piede destro che sale. Ekha Pada Adho Mukha Svanasana. Spingo bene, scende il tallone sinistro al lungo. Poi inspirando, fletto. E lentamente entro nell'affondo basso. Vado a sentire bene la posizione. La gamba posteriore è totalmente allungata, il tallone spinge dietro. La gamba destra forma un angolo di 90, appoggio bene la mano sinistra a terra, la destra si appoggia sul ginocchio, preparo la rotazione, addome e coscia sono a contatto, inspiro, salgo, guardo la mano sollevata, il tallone spinge dietro, il centro della testa avanti,
una mano al cielo, una alla terra. Mantengo per qualche respiro la torsione e poi lentamente ritorno. Appoggio e salgo. Affondo alto. Controllo il bacino. Non crollo col ginocchio. Il ginocchio destro spinge avanti, il tallone sinistro dietro. Inspiro. Namaste. Fermo la posizione. Alla prossima inspirazione spingo il centro della testa avanti e inizio la mia rotazione. Gomito ginocchio, appoggio ed entro in rotazione, sento il bacino, allineo, controllo la respirazione. Il tallone della gamba posteriore spinge dietro e io continuo a ruotare. Poi ritorno lentamente. Mi riposiziono, namaste, inspiro e allungo, appoggio, Adho Mukha, entro in Adho Mukha Svanasana, non penso ai talloni che scendono ma al bacino che sale, allineo la testa, distendo bene i gomiti, gamba sinistra e Kapada, Adho Mukha. Spingo bene verso l'alto ed è il tallone destro che scende. Mantengo un attimo l'estensione, poi fletto. Entro nell'affondo basso. Il ginocchio destro spinge avanti facendo un angolo di 90. La gamba posteriore spinge sul tallone. Fermo bene la posizione. E comincio a sentire l'appoggio sulla mano destra, la mano sinistra sul ginocchio, preparo la rotazione. Spingo bene verso l'alto, entro in torsione, allineo. Tallone, centro della testa. Espiro, ritorno, riassesto la posizione, affondo alto, entro piano. Sento la forma del corpo, non perdo la tenuta del bacino, è il bacino che lavora e mi tiene in posizione. Inspiro, namaste. Prossima espirazione, distendo e allungo, colonna al centro della testa. È il tallone dietro che mantiene bene la posizione. Controllo la tenuta, mi concentro. Il movimento della testa è controllato. Inspiro, ritorno al centro, prossima espirazione, apro, allungo ed espirando ritorno, mani a terra, appoggio un piede vicino all'altro, Adho Mukha Svanasana, sento bene la posizione, spingo il bacino in alto, allungo, scendo piano coi talloni, e poi lentamente mi porto in avanti in Kumbhakasana, l'asse. Le spalle sono in linea con i polsi. Mi fermo un attimo nella posizione per sentirla bene. Dorsali, tenuta della cintura, controllo del bacino. Appoggio bene il destro, spingo dietro. I talloni spingono, tenuta della cintura, controllo dei glutei e ritorno. Preparo l'inspirazione, stacco l'altro, mantengo l'allineamento e poi ritorno. Appoggio, ginocchia a terra, Supta Vajrasana, scendo piano, ruoto all'altezza delle anche, vado a sentire bene la colonna vertebrale, rilascio le braccia, continuo a sentire bene la zona delle anche, poi inspirando lentamente risollevo. Porto i mattoncini vicini, mi possono servire. Ritorno piano e vado in quadrupedia.
Adesso vado a sentire bene la parte destra e la parte sinistra del mio bacino. Indietreggio con la gamba destra, allungo, spingo bene dietro il tallone. Poi espirando, attivo bene lo psoas, fronte e ginocchio. E di nuovo, inspiro, allungo. Ed espiro, ritorno. Attivo il movimento del flessore dell'anca. E questa volta, quando chiudo, porto il piede in mezzo alle mani. Uso i mattoni se sento che l'appoggio della mano mi coinvolge troppo a livello dorsale, quindi comincio a sentire la zona coxofemorale, sento il bacino, espiro, arretro. Ok, sollevo il piede, la pianta del piede è sollevata, il femore spinge all'interno, allungo la parte posteriore della gamba destra. Poi ritorno in appoggio e allungo l'inguine sinistro. E ripeto ancora il movimento per alcune volte. Estendo e ritorno. Riprendo di nuovo. Allungamento della parte posteriore della gamba, nervo sciatico. Ritornando in avanti. Flessore dell'anca nella gamba opposta. L'ultima volta entro e ritorno. Cerco di sentire se è possibile abbassare il mattone. Vado a sentire bene nella posizione di nuovo. Flessore dell'anca sinistra. Allungamento nella zona gluteo e ischio crurali. Mi preparo a sentire ancora meglio la posizione. Punto le dita del piede posteriore e salgo. Sento di nuovo l'affondo. Vado a sentire bene la posizione dell'affondo basso e porto il mattoncino destro all'interno del piede destro. Sposto il piede per sentire maggiormente l'apertura nella zona coxofemorale. Mantengo l'estensione, il centro della testa spinge avanti, poi lentamente scendo appoggiando l'avambraccio sul mattoncino. Sto preparando la posizione della lucertola, Uttita Prestasana. Vado a sentire bene la coxofemorale in estrarotazione. Il tallone della gamba sinistra spinge dietro. Appoggio il ginocchio a terra. Distendo il dorso del piede, vado a sentire bene di nuovo la zona delle anche, anca destra. Adesso carico il peso sull'esterno del piede destro e sento il ginocchio che spinge in extra rotazione. Carico l'avambraccio sinistro, allineo, gomito spalla e vado in apertura dentro l'aria. Spingo bene le scapole ad avvicinarsi, mantengo lo stimolo sulla coxofemorale destra e poi lentamente ritorno. Ritorna il braccio, ritorna la pianta del piede, ritorno a sentire bene gli appoggi delle mani, porto il mattoncino all'esterno del piede e poi lentamente riporto le ginocchia vicine. Sento il lato destro e il lato sinistro, quindi vado a sentire coxofemorale destra e quella sinistra. Nella sinistra ha lavorato il flessore, nella destra sono andata a lavorare proprio sulla testa del femore dentro la coxofemorale. Ritorno. Vado in quadrupedia e vado a sentire bene la posizione. Sollevo il mattoncino, lo porto alla sua massima altezza, indietreggio e lentamente chiudo. Allora, lo stesso movimento lo posso fare col mattoncino basso,
semplicemente a terra. Come sento di riuscire meglio a lavorare. Chiaro che più abbasso la posizione, più difficile diventa il movimento sul flessore dell'anca. Quando entro, attivo bene lo psoas, stringo e vado. Vado a sentire bene il movimento, appoggio con calma, riprendo i mattoncini all'altezza che sento più adatta al mio corpo e ritorno a lavorare sul femore. Questa volta è la testa del femore sinistro che sento. Arretro, allungo, stacco la pianta del piede, spingo bene dentro l'articolazione e poi di nuovo entro, inspiro ed espiro, ritorno e ancora inspiro, entro ed espiro, ritorno. Ripeto questo movimento per agevolare sia l'estensione posteriore della gamba, sia per sentire bene il movimento all'altezza della coxa femorale. Di nuovo entro e ritorno. Abbasso un po' se sento che è troppo alto il mattoncino ed entro. Tutti e due i mattoncini sono all'interno del piede sinistro. Sposto leggermente l'orientamento del piede e comincio a sentire bene la zona coxofemorale. Controllo, salgo, il tallone spinge dietro, allungo bene la posizione e poi comincio a scendere, avambraccio sul mattone e scendo ancora. Eventualmente posso portare i gomiti a terra, quindi scelgo la posizione nella quale io posso sentire meglio il mio corpo. Continuo a spingere in avanti il centro della testa e ad aprire. Poi con calma scendo di nuovo col ginocchio, distendo, apro bene l'inguine e sposto il peso sull'esterno del piede. Extra rotazione, apro bene l'anca, appoggio sull'avambraccio destro e vado in torsione. Spingo bene verso l'alto, allungo e continuo a lavorare sull'anca sinistra mentre sono in rotazione con la colonna vertebrale. Espiro e ritorno lentamente. Appoggio. Porto in appoggio la pianta del piede, salgo. Sposto i mattoncini verso l'esterno del tappetino e scendo in Supta Vajrasana, andando ad ascoltare la parte destra e la parte sinistra. Controllo bene il movimento, lascio andare il bacino. Appoggio un attimo la fronte, poi divarico le ginocchia. Mantengo uniti gli alluci mentre distendo in avanti la schiena. Apro bene le anche. Il busto entra. Appoggio la fronte. Poi se sento che il mio torace può scendere, appoggio il mento. Mantengo la zona coxofemorale in apertura. E poi lentamente ritorno. Srotolo la schiena, riallineo, riporto le ginocchia vicine e lentamente assumo la posizione seduta. Prendo la coperta se sento che la colonna vertebrale non ha una forma sufficientemente corretta. Appoggio gli ischi sulla coperta. Spingo bene la schiena verso l'alto e poi con calma, senza fretta, porto
porto la gamba anteriore dalla posizione di Siddhasana verso il centro del corpo, sollevo, appoggio la mano opposta a terra e la mano corrispondente ad agganciare la pianta del piede. Inspiro e apro laterale, espiro e ritorno. Spingo bene il movimento sulla testa del femore mentre il tallone scende e di nuovo inspiro, apro ed espiro, scendo. Non crollo con la schiena e non porto in tensione il collo. E ancora dentro l'aria e fuori l'aria. Di nuovo dentro l'aria e fuori l'aria. Mi fermo, la mano corrispondente al tallone, la mano opposta afferra, porto in allungamento la zona del flessori del piede, ruoto la pianta verso il viso e piano alla testa, al petto e all'inguine. E ripeto questo movimento alcune volte. Di nuovo. Poi riporto il femore al centro, prendo la cinghia e aggancio. Crouchasana, la posizione facilitata dell'airone, quindi salgo bene verso l'alto, estendo e abbasso le spalle, allungo. Se mi accorgo che la colonna vertebrale, il flessore dell'anca e l'allungamento della gamba sono bene in posizione, allora posso permettermi di agganciare il piede. Spingo bene verso l'alto, distendo la parte posteriore della gamba, il piede è attivo, il centro della testa spinge in alto. Espirando scendo. Allungo la gamba destra, la porto in avanti. La pianta del piede va sull'interno della coscia. Spingo bene verso l'alto la schiena, già un sirsasana. Aggancio di nuovo la cinghia per correggere la posizione. La mano opposta afferra. La mano corrispondente va dietro. Spingo i polpastrelli, allungo la schiena e mi proietto in avanti. Quindi allungo, spingendo avanti e non in basso. Aggancio e continuo ad allungarmi, sento l'estensione nella parte posteriore della gamba, porto il braccio destro in avanti e allungo, distendo bene tutta la schiena, trovo spazio. Quando sento che la colonna vertebrale non ha più spazio per l'allungamento, allora cedo. Mantengo già lo sirsasana per qualche attimo e poi risollevo. Ritorno una vertebra dopo l'altra. Salgo di nuovo e sciolgo la posizione. Cerco l'altro incrocio. Raccolgo il ginocchio opposto. Sposto dietro. La mano opposta al ginocchio, la mano corrispondente afferra, inspiro, apro ed espiro, chiudo, la riprendo ancora dentro l'aria e fuori l'aria, di nuovo dentro l'aria e fuori l'aria. Ancora. Lo riporto al centro, Crouchasana, l'airone. Aggancio sotto la base delle dita, spingo bene verso l'alto, estendo e allungo.
rilasso le spalle e controllo la cintura. Quando mi accorgo di avere ben controllata la forma del mio corpo, aggancio le estremità del piede. Centro della testa verso l'alto, allungo ancora. Sento la gamba se può salire. Mantengo l'airone facilitato per qualche respiro. E poi espirando piano il ritorno. Allungo e preparo già un Sirsasana. Allungo la gamba, aggancio sotto la base delle dita, nuovamente presa incrociata. La mano posteriore spinge, allunga. Adesso con un movimento fluido e continuo spingo in avanti il centro della testa, distendo, allungo. Guadagno centimetri sulla cintura e allungo ancora. Se posso, aggancio ed estendo. Quando sento che la colonna vertebrale non ha più spazio per l'estensione, allora lascio andare. Mantengo la posizione per qualche respiro e poi lentamente risollevo, piano, dal basso verso l'alto, riallineo lentamente una vertebra dopo l'altra. Sento bene la forma del mio corpo, allungo e unisco le piante dei piedi. Non è la posizione di Baddha Konasana, ma è Vityasana, la posizione della Dea Madre. Allontano i piedi uniti sulle piante, mantenendo una distanza dalla zona dell'osso pubico alla zona degli alluci che possa corrispondere circa alla lunghezza del mio busto. Porto le mani dietro e lascio passive le gambe. Sollevo la colonna e poi lentamente spingo in avanti fino a sentire bene la parte esterna della gamba che si allunga, il nervo sciatico a destra e a sinistra che viene stirato, e mi proietto in avanti cercando di sentire bene fino a che punto riesco a trovare l'estensione, l'allungamento. Quando mi accorgo che non c'è più spazio, allora sposto in avanti le braccia e lentamente lascio andare il peso del busto. Rilasso la schiena, le spalle, il collo e tutto il peso va a gravare sulle gambe. Mantengo per qualche respiro la posizione e poi di nuovo riemergo. Salgo bene verso l'alto, allineo la colonna. Se sento di avere ben lavorato sulla zona del bacino e posso togliere la coperta, la tolgo, altrimenti mantengo ancora e raccolgo le ginocchia. Carico il peso fra gli ischi e il sacro. Porto le mani ad agganciare l'esterno dei piedi. Ubhaya Padangusthasana. Spingo bene verso l'alto. Distendo bene la colonna. Utilizzo bene i flessori delle anche. Allungo la parte posteriore delle gambe. E poi lentamente inizio ad aprire. Comincio a lavorare sui femori. Quindi cerco di sentire bene la posizione all'altezza delle mie anche. Non concedo alla colonna di flettersi, mantengo il centro della testa che spinge in alto. Cerco bene l'estensione, i talloni spingono all'esterno mentre io apro ancora, trovo spazio e mi fermo in Ubhaya Padangusthasana variante con le gambe divaricate. Mantengo ancora per qualche istante, poi lentamente fletto leggermente il ginocchio, ritorno al centro e questa volta scendo a terra. Mi preparo a completare, apro Upavista Konasana. Non eccedo nell'apertura delle gambe perché voglio mantenere il controllo del bacino e l'allungamento della schiena.
Porto le mani posteriormente, le gambe sono attive, i piedi a martello. Porto i polpastrelli dietro, spingo in avanti il centro della testa e allungo. Spingo e allungo. Sento il bacino che ruota. Controllo bene la posizione. Quando sento di aver organizzato bene la schiena, allora posso portare anche le mani in avanti. Allungo. Cerco di sentire l'estensione. A questo punto, se non posso più scendere, posso appoggiare la fronte sul mattoncino e mantenere la posizione per un tempo prolungato. Se c'è ancora spazio, scendo ancora. Mi allungo ancora. Spingo in avanti il busto. Continuo a lavorare con le gambe, sento la zona degli inguini, pavimento pelvico che non oppone resistenza. Ancora. Se sento che ancora posso scendere con il torace verso il pavimento, appoggio la fronte. Non perdo le gambe, continuo a sentire bene il movimento e poi lentamente ritorno dal basso verso l'alto, srotolo la colonna, riallineo piano. Raccolgo le ginocchia e ritorno nella posizione a gambe incrociate. Allungo la spina dorsale verso l'alto, controllo il tratto cervicale mentre allungo la colonna, chiudo un attimo gli occhi e vado ad osservare il lavoro che ho fatto. Dal bacino nella direzione del busto, dal bacino nella direzione delle gambe. Namaste.